Federico, una bella partita, una partita di cuore e tanta grinta. Sì, è stata una partita difficile, loro comunque sono rimasti in 10, però hanno attaccato, hanno spinto, poi anche il pubblico gli ha dato una grossa mano, e quindi una vittoria importantissima. Il tuo primo gol in Serie B? Sì, ho scelto un luogo speciale per farlo, comunque è un sogno giocare in questo stadio, l'avevo già detto in settimana, e segnare ancora di più. Gol e anche un bellissimo assist per Carlo Butic. Sì, sono contento per Carlo, e poi la roba più importante è stata portare a casa i 3 punti. Adesso non c'è tempo di pensare a questa vittoria, bisogna subito archiviarla perché tra poco c'è il Venezia. Esatto, quindi stasera festeggiamo, poi da domani al campo iniziamo a preparare un'altra partita importante contro una squadra altrettanto importante. Carlo, grande gioia, grande vittoria e anche un gran gol. Sì, sono molto contento di gol, della vittoria, di prestazione di squadra, perché abbiamo fatto una prestazione qua incredibile, che non è facile giocare qui. Abbiamo dimostrato in queste 2 gare che ci siamo, che siamo vivi e che possiamo farcela. Manca una partita molto difficile per chiudere un 2023 veramente splendido. Adesso però testa al Venezia. Certo, da subito, adesso da quando saliamo in pullman, testa a Venezia, e dobbiamo prepararla bene e entrare in campo con questa grinta, con questa voglia che abbiamo dimostrato in queste 2 partite. A chi dedichi il gol? A tutta la squadra, lo dedico a tutta la squadra, perché se ce lo meritiamo è per loro e per tutta la gente che lavora, da magazzinieri, da fisioterapisti, da tutti, e lo dedico a loro. Allora buone feste. Grazie anche a voi. Mattia, una bella prestazione, ci abbiamo creduto fino alla fine. Sì, è stata una partita bellissima, e piena di emozioni, siamo stati bravi a rimanere in partita e dobbiamo continuare così. Adesso c'è un'altra partita importante, e la prepariamo bene in questi 2 giorni e niente. E poi è arrivata anche la gioia personale, il tuo gol. Sì, un'emozione indescrivibile, e penso che, non so, in qualche modo sono stato 4 anni proprietà del Genoa, non ho mai giocato, ho sempre sognato di giocare in questo stadio e sono felicissimo per il gol. A chi lo dedichi il gol? Lo dedico alla mia famiglia, alla mia fidanzata, a tutte quelle persone che mi stanno vicine, ai miei amici e nulla, me lo godo. Davide, una bellissima partita, tanto cuore, tanta grinta, si è visto finalmente la Feralpi Salò. Sì, è stata fatta un'ottima prestazione. Abbiamo trovato 3 punti per noi di vitale importanza in un contesto meraviglioso, quindi ha valore perché affrontavamo una squadra forte in uno stadio complicato, e si è riuscito a dar continuità al risultato di sabato scorso, che per noi era importante, e adesso c'è poco tempo per recuperare per la prossima. Sicuramente per te è stata una partita speciale, un'emozione speciale, perché questa è un po' casa tua. Sì, io in questo stadio vengo da quando sono molto piccolo. È un tifo che parte da mio padre, e per me entrare da calciatore, affrontare la Sampdoria, è stata un'emozione unica. Quando siamo entrati ero un pochino, però per fortuna poi il fischio d'inizio, le emozioni si sono fatte da parte, abbiamo fatto una prestazione importante, però ripeto, un risultato che ci dà fiducia, però c'è bisogno di lavorare ancora perché la strada è lunga. Un'emozione speciale che sicuramente porterai nel cuore, però adesso domani iniziamo a preparare una nuova sfida. Esatto, sì, perché abbiamo un'altra sfida difficilissima fra pochi giorni, una squadra forte, costruita anche questa per vincere il campionato, e dobbiamo essere in grado di tenere alta la tensione, non perdere appunto la tensione che ci ha permesso di fare 2 risultati importanti e chiudere l'anno nella maniera migliore possibile. Questo è stato sicuramente anche un regalo di Natale per i nostri tifosi. Sì, sicuramente sono venuti anche in parecchi a seguirci, non abbiamo apprezzato, speriamo che facciano un rientro a casa contenti, e speriamo di vederne ancora di più la prossima partita col Venezia.